Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson. Open up your heart, what do you feel? Un DJ di fama internazionale, di origine francese, sulla cresta dell'onda dal 2005 con la sua prima hit di successo, Love Generation. Una carriera spesa tra i palchi più famosi dei club di tutto il mondo. Il 16 maggio 2007, in onore della vittoria di Nicolas Sarkozy e sotto sua espressa richiesta, mixa in Place de la Concorde. Collaborazioni eccellenti con artisti di ogni genere e calibro, lui è Bob Sinclair, è in tour mondiale e a sorpresa, tra le tappe italiane in programma, c'è Pescara. È il primo agosto e sale l'attesa per il suo arrivo. Arrivo previsto ore 22:30, ci annunciano che sarà a bordo di una limousine, ingresso posteriore come tutte le star e poi tanta musica mixata davanti agli occhi di chi lo aveva visto solo nei videoclip. Conta la rovescia, DJ annuncia nel suo arrivo, cambia la musica e sul palco sale Bob Sinclair. Biglietti d'ingresso per l'occasione a partire da 35 euro, per la zona VIP invece il costo è 50. Ci guardiamo intorno e pare che di folla non ce ne sia molta. L'antistadio flacco è semivuoto, i presenti sono tutti raccolti davanti al palco, tutti desiderosi di vedere il famoso DJ, ma qualcosa va storto, impossibile vederlo. Davanti a lui una schiera di fotografi e DJ che saltano, ballano e non si accorgono di coprire la visuale al pubblico pagante. Bob Sinclair viene preso e tenuto occupato a fare selfie con organizzatori addetti ai lavori. Si iniziano a lamentare dal sottopalco. E poi, un po' più in là, la delusione degli stand. Chi aveva pensato di fare grandi affari, vendite per la serata, inizia ad assaporare l'amara delusione. Niente code per comprare da bere né da mangiare. Sale la tensione e ci scappa anche qualche schiaffo. La città intorno non sembra coinvolta, nessuna affacciata alle finestre, solo un gruppetto di ragazzi arrampicati sulle gradinate del tennis club per ascoltare. Bob Sinclair, impavido, continua a suonare quasi non si accorgesse del flop. La sua musica è bellissima, ma qualcuno dice non è certo la strumentazione adatta ad un artista del suo calibro. In effetti, quei mixer appoggiati ad un tavolo rimediato non sono da gran serata. Ma lui sorride, canta, incita il pubblico e sembra divertirsi. In fondo, a consolarlo, ci dicono ci sia un cachet di fine serata che oscilla dai 35.000 ai 51.000 euro. Un sorriso non costa nulla.